Partiamo dal dato di Fratelli d'Italia alle europee, qui in provincia di Salerno, in questa zona, l'affermazione è buona, anche se a livello nazionale le cose sono andate diversamente. Beh, sicuramente se guardiamo 12% a San Severino, quasi 10% a Cava, oltre 10% a Pagani, 10% a Sarno, 11% a Nocera Inferiore, 10% a Nocera Superiore, insomma nell'agro siamo sicuramente un risultato straordinario e comunque in provincia di Salerno con l'otto siamo i primi in Italia. Iannone con 22.000 voti di preferenza è di gran lunga il più votato di tutto il centrodestra, quasi doppiando la candidata di punta di Forza Italia, è la dimostrazione che c'è un grande radicamento, siamo un partito di popolo e non un partito che deve sfruttare i voti di Berlusconi, la sua immagine per conquistare spazio. Questo poi ovviamente deve dare una riflessione, è evidente che la leadership di Berlusconi ormai è insufficiente non soltanto per sfidare la sinistra ma anche per arrivare in un ballottaggio così come provvisto con l'Italicum, per cui bisognerà puntare sui giovani, noi ovviamente lo abbiamo già fatto con la Meloni ma siamo pronti a confrontarci sempre con le primarie per ottenere una leadership democratica. Sulla vittoria di Renzi, sul Movimento 5 Stelle che ha fatto un flop, ha qualcosa da dire? Beh, diciamo, sicuramente Grillo ha fatto un flop rispetto alle aspettative, penso che molti di quelli che volevano votare Grillo alla fine non sono andati a votare, forse per negli ultimi giorni insomma Grillo ha un po' grullato troppo, però rimane il dato che insomma coglie un malessere di una popolazione che vive con ansia il futuro e quindi insomma banalizzare il suo risultato mi sembra sbagliato. D'altro canto il rovescio della medaglia, che è la stessa di Grillo e Renzi, perché mi sembra che usa slogan e promesse alla cettola qualunque e la gente è così disperata che gli ha dato fiducia. Vediamo, io mi auguro che le cose vadano bene, insomma sono un patriota e quindi non posso sperare che le cose vadano male, ma non mi sembra di vedere grandi speranze in prospettiva. Pagani si conferma città di centrodestra con i due candidati Bottone e D'Onofrio che insomma viaggiano verso il ballottaggio, con Bottone però in vantaggio sul candidato di Fratelli d'Italia. Sì, c'era una grande frammentazione, ma è chiaro che il complesso dei due partiti o delle due coalizioni, per quanto c'è anche un significato locale, conferma il trend che mi sembra però era già colto alle europee. Pagani è una città di destra più che di centrodestra e vedremo, io sono convinto che al secondo turno D'Onofrio possa prevalere anche in virtù di una continuità rispetto all'amministrazione, quella Gambino, che io sono convinto è stata apprezzata dai cittadini di Pagani. Si aspettava qualcosa in più, un vantaggio al primo turno? No, perché comunque erano otto i candidati, comunque c'era anche molta confusione, poi molte persone sono ancora convinte che Gambino sia di Forza Italia e quindi probabilmente c'è anche questo elemento di confusione che non c'è. D'altro canto Gambino non ha partecipato in prima persona alla campagna elettorale, sicuramente le persone legate umanamente e politicamente alla sua esperienza sono state in prima linea in questa campagna elettorale, ma vedremo poi al secondo turno, insomma, quando sarà chiaro tra i cittadini cosa scegliere. Sarno, il candidato di Fratelli d'Italia, sarebbe fuori dal ballottaggio, almeno secondo i voti che ci giungono qui? Beh, la verità è che forse Fratelli d'Italia si è spaccata a Sarno tra Franco Annunziata, che era il capogruppo in provincia, e Sebastiano Odierna. Non mi sembra che la partita sia chiusa, ma è chiaro che se fossero stati insieme non ci sarebbe stato partita e questo insomma è un po' una legge di questo sistema elettorale. Ma noi confidiamo insomma che alla fine Odierna possa arrivare al ballottaggio, c'è un effetto trascinamento del PD su Canfora sicuramente e Crescenzo metteva in campo l'UDC e Forza Italia, quindi una coalizione più ampia della nostra e ora si gioca il ballottaggio. Sarà superiore, Cuofano in vantaggio, ci sarebbe un ballottaggio con Bartolo Pagani. Beh, mi sembra anche qui che insomma, il dato non sia concluso, innanzitutto rilevo che Forza Italia insieme all'UDC è completamente fuori dal ballottaggio e anche qui insomma se ci fosse stato un po' di umiltà non hanno voluto fare le primarie per decidere il candidato insomma e relegano per una decisione insomma un po' affrettata dalla Carfagna il centrodestra ha un rischio di uscire fuori dal ballottaggio, però anche credo che bisogna aspettare